Ciao, mi chiamo Silvia Grassi e il mio hobby è il cibo. A differenza di altre persone che hanno la stessa passione, ho cercato di fare di questa passione il mio lavoro. Ho iniziato infatti ad avvicinarmi al mondo dell'alimentazione nel 2005. Questo percorso accademico mi ha permesso di avere a che fare con i diversi aspetti dell'alimentazione umana e delle tecnologie alimentari. E in particolare mi sono focalizzata non solo sui prodotti alimentari e sulla loro preparazione, ma anche sul consumatore finale. Pensate che dietro a ciascun alimento che noi consumiamo in realtà esiste un percorso molto complesso e sfaccettato, in cui sono messe in gioco risorse naturali finite, come l'acqua, l'energia, la terra necessarie per produrre, per trasformare, per trasportare quell'alimento. Quindi è ovvio che qualsiasi scelta alimentare che noi facciamo non solo compromette scelte alimentari che altre persone possono fare, ma anche ha un impatto sull'ambiente in cui viviamo. Per questo è necessario che tutto il sistema agroalimentare abbia un occhio di riguardo per queste risorse e per tutto il resto del mondo che con noi si alimenta. È chiaro che il sistema agroalimentare ad oggi ha bisogno di rinnovarsi per far fronte alle sfide del futuro, che prendono in considerazione in particolare un forte aumento della popolazione, fattori climatici e ambientali che si stanno via via modificando, assieme a cambiamenti delle abitudini alimentari dei consumatori. Però innovarsi non vuol dire solo mettere sul mercato nuovi prodotti, scoprire nuove tecnologie, ma vuol dire anche riscoprire dei prodotti e dei modelli abbandonati nel passato perché poco attraenti e sostituiti da modelli più promettenti e produttivi. Per questo l'oggetto che ho scelto come primo da consegnare a Futura Biglia è una bottiglia di latte. Infatti credo che questo oggetto ben rappresenti quello che l'innovazione tecnologica nel settore alimentare abbia fatto per venire incontro a un consumatore sempre più attento alla qualità nutrizionale, sensoriale e microbiologica degli alimenti e sempre più esigente in questi aspetti. La ricerca di Silvia Grassi è molto importante perché si occupa di trasformazioni industriali degli alimenti. Noi sappiamo che le trasformazioni industriali danno una lunga conservabilità agli alimenti stessi e perché poi anche dal punto di vista della salute sono più digeribili. Quindi, e poi perché sappiamo benissimo che tutta una serie di alimenti senza una trasformazione e un processamento non potrebbero neanche essere utilizzati come alimenti. Inoltre, gli alimenti che ha scelto Silvia Grassi sono di particolare interesse perché stanno alla base dell'alimentazione mondiale e quindi tutti questi alimenti sono serviti per migliaia di anni a mantenere in vita l'umanità e a migliorare tutte le sue potenzialità sia fisiche che intellettive. Si mangiava meglio forse. Secondo me 60 anni fa, ora che siamo nel 2015 e quindi si tratta degli anni 50, non si mangiava necessariamente meglio. Ovviamente meglio, è un po' per l'inquinamento, diciamo 60 anni fa non era come oggi, un po' perché comunque adesso è tutta roba trattata, un po' roba diciamo così, e quindi 60 anni si mangiava nettamente meglio. Si mangiava meglio perché comunque il 90% degli alimenti che mangiavamo provenivano dall'Italia, quindi erano anche coltivati con metodi molto più tradizionali. Secondo me si mangiava meglio, perché innanzitutto si cucinava. Avevamo delle donne che stavano un pochino più in casa, io ho visto, vedevo mia madre, per cui si cucinava più delle cose genuine. Non c'erano tutte queste possibilità, il sushi, non il sushi, le cose eccetera, quindi cose più genuine, cose più sane, cose più di campagna. Il tema del cambiamento delle abitudini alimentari è senza dubbio un tema di grandissima attualità ed è necessario investigarlo a fondo per capire quali fattori determinano le scelte del consumatore. Questo fenomeno di cambiamento
cambiamento delle abitudini del consumatore in Europa e in Italia nello specifico è avvenuto durante il boom economico, ma ad oggi prende in considerazione anche paesi come il Brasile, la Cina, il Sudafrica, l'India, dove questo fenomeno sta diventando sempre più veloce. Negli ultimi anni l'interesse per la tradizione, nello specifico nel bacino del Mediterraneo, per la dieta mediterranea, è tornato diciamo di moda. Anche se la dieta mediterranea è stata definita in realtà da un americano, è vero che esistono delle tradizioni culinarie legate al bacino del Mediterraneo e nello specifico queste tradizioni non sono solo alimenti che vengono consumati. Il secondo oggetto che ho scelto oggi di consegnare a Futura Biglia è il pane, in quanto ha due significati fondamentali per me. Da una parte un simbolo della dieta mediterranea e di un prodotto semplice con valore nutrizionale molto importante e dall'altro un'importanza di una lotta contro lo spreco. Essendo un prodotto così semplice da un costo così basso è molto facile che il consumatore non si renda conto di quanto in realtà ne sprechi e di quanto questo possa impattare sull'ambiente circostante e sulle scelte delle altre persone. Il fenomeno dello spreco in Italia è stato misurato recentemente da i docenti del Politecnico in una ricerca e dichiarano che più di 6 milioni di tonnellate all'anno sono le eccedenze di produzione, di cui 5 milioni e 500 sono quelle che si possono definire spreco sociale, cioè non raggiungono le persone che hanno bisogno di nutrirsi. Il cibo è una necessità per tutti gli uomini, ma in particolare per coloro che non possono acquistarlo, e quindi poter recuperare questi beni e non buttarli via è un modo con cui si sostengono persone bisognose, in particolare in questo periodo di crisi che ha fatto aumentare notevolmente anche nel nostro paese le persone che si rivolgono a quelle organizzazioni che accolgono quotidianamente i più poveri.